Ragazzi, involuzione, crollo pazzesco del Cagliari che ormai sono 10 partite che non vincono più dal 2 dicembre, un crollo veramente totale. Mi dispiace un po' per gli amici sardi che hanno cominciato questa stagione con grande entusiasmo. Dopo 25 anni c'era il sogno forse di tornare addirittura in Europa e adesso sto crollo veramente totale. Perciò, amici sardi, per rendervi un po' più felici, lo so, è un momento brutto. Mi bevo una bella, come si pronuncia ragazzi? In tedesco direi Ichnusa, forse in sardo si dice Ichnusa, non lo so ragazzi, scrivetemelo nei commenti. Comunque da tedesco, che adesso sto in Italia, sto cercando una birra buona di un certo livello, così devo dire l'Ichnusa che mi avete tutti consigliati su Instagram, non è male, non è male, non è male, lo so, adesso non cambia molto per voi, però veramente non è male ragazzi. Vi invito anche a scaricarvi l'app di OneFootball, vi lascio il link in descrizione, completamente gratis, così restate sempre aggiornati sul mondo del calcio. Cominciamo un po' ad analizzare questa partita. I napoletani respirano, anche i napoletani, Napoli in una grande crisi. E la squadra, ragazzi, statisticamente, sapete, a me piacciono sempre un po' le statistiche, poi farsi dei ragionamenti che ha la differenza con punti peggiori rispetto alle prime 23 gare. Della scorso campionato, in ottica della Coppa Italia, ovviamente, oggi ho voluto anche un po' osservare il Napoli di Gattuso e i napoletani respirano, ragazzi. Il Napoli ha subito in tutte le 11, ultime 11 partite sempre minimo un gol, anche questo un record negativo, non è mai successo, tranne nell'anno 1997-98, in quella stagione lì. Gattuso ha subito un gol in tutte le sue prime 8 partite. Record negativo, solamente Eugène Payet ha fatto più male, spero che si pronuncia così, nell'anno 1938, ragazzi, tanto, 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 tanto tempo fa, e perciò, forse sicuramente per questi motivi, abbiamo visto un Napoli molto attento, un Napoli molto tattico, un Napoli, diciamo, molto difensivo, e capisco che il Napoli purtroppo, dico purtroppo adesso perché da spettatore neutrale, il Napoli di Sarri, specialmente anche nella lotta a scudetto, dove l'Inter, eccetera, altre squadre ancora non erano a questi livelli qui, è stato l'unico un po' a sfidare, il Napoli è stata l'unica un po' a sfidare la Juventus, che con Sarri, lo dico onestamente, hanno giocato un calcio meraviglioso, bellissimo. Capisco che ci siamo sempre più allontanati di questo livello. Con Ancelotti, che io onestamente non sono mai stato un grande fan di Ancelotti, so i numeri, le coppe vinte parlano chiaro per lui, è una grandissima carriera, però secondo me è un grande uomo spogliatoio, forse adesso non lo dimostra questa vicenda, tutto quello che è successo a Napoli, però lo fu spesso nel passato, anche a Bayern Monaco in Germania, spesso giocatori anche come Ribéry, eccetera, che dicevano lui è un po' come un padre, sa trattare bene i giocatori, sa comunicare anche bene con i grandi giocatori. Questo spesso tanti dicevano è un po' il suo punto di forza. Lo so, ragazzi, poi a Napoli è successo un po' di tutto adesso, però per diversi motivi che voi tutti sapete, però mi è mancato già sempre un po' la sua identità di gioco, cioè ci sono allenatori tipo Jürgen Klopp, tipo Pep Guardiola, che io adesso potrei chiudere gli occhi, aprire anche la telecamera e farvi un video di 30 minuti, spiegarvi come il calcio di Klopp, come il calcio di Guardiola, penso che tanti, però più o meno già lo sapete. Invece Ancelotti spesso è arrivato in squadre, anche belle squadre, ma non, qual è il suo stile, ragazzi? Perciò dopo il calcio di Sarri, che aveva una identità, un gioco bellissimo, è arrivato Ancelotti, poi il declino del Napoli, adesso è arrivato Gattuso e forse adesso Gattuso sta dando una nuova identità a questo Napoli, che io però devo dire è un po' triste vederlo, se ci ricordiamo il grande Napoli di Sarri, come giocavano, vedere un Napoli talmente in fase difensiva, talmente tattico, talmente attento.
Fa strano, che non significa però che il Napoli hanno ancora questi giocatori di grande classe individuale, perché questa partita l'hanno decisa con classe individuale. Mertens, grandissimo movimento, come si gira, bellissimo tiro, niente da fare lì per Gragno, e perciò forse questo il mix su cui Gattuso punta. Vuole forse rinforzare la fase difensiva, come abbiamo visto anche in Coppa Italia contro l'Inter. Secondo me lì scelta tattica assolutamente azzeccata, perché se vediamo l'Inter in questa stagione, in quale partite facciamo fatica? Sempre in quelle partite dove ci sono squadre che sono posizionate in basso. L'Inter in palleggio c'ha veramente una grandissima difficoltà, facciamo fatica a creare gioco. Invece quando ci sono squadre che ci attaccano, poi anche con Lukaku che è molto molto forte, quando c'è il campo aperto eccetera, ragazzi, vi ho fatto un paio di video dove abbiamo già parlato di questo nostro problema. Noi comunque in queste partite dove ci sono squadre aperte giochiamo sempre molto bene, perciò Gattuso non sarà adesso bellissimo questo tipo di gioco, però contro l'Inter specialmente è stato assolutamente azzeccato giocare in questa maniera. E perciò questa sera, in ottica anche Coppa Italia, ho osservato bene il Napoli, e penso che sarà una partita molto difficile. Penso che il Napoli giocherà anche a casa contro l'Inter in questa maniera, molto tattici, a chiudere spazi, a concedere poco. E l'Inter fino adesso, in tutta la stagione, ragazzi, sì, stiamo facendo una grandissima stagione con quello che abbiamo a disposizione, però in tutte le partite, per esempio anche contro Lecce, ragazzi, Lecce è proprio un esempio. All'andata contro Lecce, Lecce è ancora nuova in Serie A, ancora non erano maturi, eccetera. Si sono aperti, hanno fatto una bella partita, hanno anche giocato a calcio con noi, però ci hanno concesso spazio e noi veramente abbiamo fatto lì una partita fantastica. Poi l'abbiamo vinta 4-0, invece poi al ritorno Lecce si è chiuso completamente, noi non abbiamo trovato delle soluzioni. E poi ripeto, il Napoli se si chiude bene, se gioca in maniera disciplinata e poi c'ha sempre questa classe individuale, potrebbe tornare ad avere successo con Gattuso, diciamolo così. Fino adesso Gattuso non è che ha fatto benissimo, ripeto, prime 8 partite, subito gol, record negativo in assoluto, però ovviamente ci vuole anche tempo, perché il Napoli di Sarri, il Napoli di una volta, non esiste più. Ripeto, da spettatore un po' neutrale, se si può dire così, che ovviamente non lo sono mai al 1000%, però devo dire che è un po' triste vedere il Napoli che ci regalava a livello calcistico dei momenti veramente bellissimi, è rimasto poco, tranne qualche momento individuale. Perciò, in generale, una partita difficile da digerire, un po', non so, come il cibo tedesco della Baviera, molto molto grasso. Una partita a lunghi tratti un po' noiosa, però alla fine Gattuso finalmente con un clean sheet la porta a casa. Occhio Cagliari che sì, hanno cominciato in maniera incredibile questa stagione, sono ancora più 10 punti sulla retrocessione, però Lecce corre, Genova ha fatto 8 punti in 4 partite, ok, Brescia e la Spal sempre più in giù, vediamo cosa succederà, però sapete come è fatto il calcio, se il Cagliari continua così stanno veramente buttando nel cesso una stagione meravigliosa. I motivi possono essere tantissimi, ci vorrebbe un altro video più lungo, più dettagliato. Sicuramente è stata una situazione no nuova per loro, che da un momento all'altro praticamente tutta l'Italia puntata su di loro, li hanno osservati, forse non sono stati anche in grado di reggere questa pressione, però proprio il linguaggio di corpo del Cagliari è completamente cambiato. All'inizio stagione aggressivi, grintosi, ogni giocatore lottava per gli altri, proprio questa intensità che era altissima, che ovviamente è chiaro quando tu giochi sempre. Quando vai sempre a mille, in ogni partita, in ogni momento, in ogni minuto, vai a mille, giochi con questa intensità incredibile, è difficile di sviluppare una costanza, di tenere questa intensità sempre. Purtroppo ci è stato questo calo perché mi hanno un po' emozionato. In alcune partite all'inizio stagione c'era anche una spinta del pubblico di tutta questa isola. Peccato, peccato che ci sia stato questo crollo, ragazzi. Allora, vi abbraccio. Vi ripeto, no product placement, nessuno mi ha pagato. Adesso vado a mangiare qualcosa velocissimo e poi ragazzi ci vediamo dopo per Inter Lazio, ci vediamo anche su Instagram dove faremo una piccola live per analizzare la partita contro la Lazio. E perciò seguitemi anche su Instagram, ragazzi, un grande abbraccio a tutti, vi voglio bene, sempre forza Inter e sempre vi